Ah, sicuramente mette più motivazioni perché comunque farlo davanti al proprio pubblico, una partita così importante, sicuramente è meglio che farlo lontano, quindi fuori casa. E abbiamo dimostrato comunque che nei scontri diretti possiamo dire la nostra e questo è quello che faremo. Già oggi abbiamo lavorato bene, come abbiamo fatto anche nelle scorse settimane. E quindi secondo me arriviamo carichi alla partita nel modo giusto. Per quanto mi riguarda, comunque ho fatto anche buone partite. Poi il fatto della concorrenza è normale, cioè è il calcio. Ci sono momenti in cui si sta meglio, momenti in cui si sta, non ti dico male, però che non si riesce a esprimere il proprio potenziale al massimo. E lì la forza del giocatore sta nel comunque farsi trovare pronto in qualsiasi momento, anche quando magari le cose non vanno al meglio. Io sono carico e pronto, se il mister mi dà la possibilità, mi faccio sicuramente trovare pronto. Poi ti ripeto, fa parte del calcio, le scelte le fa il mister e nulla da dire, l'importante è sempre farsi trovare pronti. E comunque sono soddisfatto, da quando sono arrivato comunque. La squadra era ingranato. Quando sono arrivato avevamo una posizione di classifica che non era delle migliori. Adesso ci spettano due partite importantissime dove se tutto va come deve andare, del Siamo quasi Teramo, salvi. sì, ne sentiremo parlare bene. Oh, sicuramente è una partita che sento parecchio. Soprattutto arriva in un momento cruciale dove i punti pesano e quindi cioè, sono quelle partite che uno vuole giocare cioè, ed è anche bello perché comunque poi è sempre facile giocare partite che contano poco. Quelle là si vedono i giocatori veri, ecco. Sono partite comunque dove manca poco alla fine, decisive, è sempre bello giocarle. Per esempio a Cesena, secondo me l'approccio non è stato sbagliato perché se si guarda l'atteggiamento della squadra nei primi 3 minuti, cioè comunque la squadra stava giocando, non è che si è fatta schiacciare dal Cesena o una squadra impaurita. Poi siamo anche in un momento dove magari quell'episodio ti va male. Anche l'anno scorso è stato un campionato di livello, nel senso non ci sono state squadre che hanno mollato, cioè comunque fino alla fine si lotta. Poi mi è di insegnamento in questi anni che il girone di ritorno è tutt'altra cosa del girone d'andata. Le squadre si rafforzano, comunque i punti iniziano a pesare, è un po' livellata la cosa e ogni anno è così. Si arriva sempre alla fine dove le partite contano e quindi il livellamento del campionato me lo aspettavo perché più o meno così tutti gli anni. Poi la quota salvezza può oscillare di 1 o 2 punti, però è sempre lì, cioè tra uno scontro diretto è tutto in una partita.